Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Giovi e oggi proveremo insieme The Sims Free Play. E sì ragazzi, siamo tornati su smartphone per provare questo gioco di The Sims che io non ho mai provato, ve lo giuro. Ho provato Sims Mobile, vi ho portato tantissimi video, ma Sims Free Play non l'ho mai provato. Infatti oggi cominceremo una partita insieme per vedere un pochettino se è meglio questo gioco oppure se è meglio Sims Mobile. Fatemi sapere magari voi se ci avete mai giocato a questo gioco. Probabilmente sì, perché è un gioco che è uscito parecchi anni fa ed è anche abbastanza popolare, ha parecchi download sugli store. Fatemi sapere comunque le vostre esperienze, se secondo voi è meglio di Sims Mobile. Fatemi sapere tutto quello che sapete su questo gioco, se avete consigli, fatemi sapere tutto nei commenti. Allora, io direi di iniziare questa nuova partita. Questo gioco vedo che lo aggiornano molto frequentemente, quindi continua ad essere attivo e sicuramente ci sarà un tutorial, quindi iniziamo una nuova partita. Sicuramente dobbiamo creare un sim, qualcosa, non ne ho idea, però ve lo dico proprio sinceramente. Quindi vediamo un po' che cosa succede. Ragazzi, c'è addirittura il video, cioè, ma cosa vuoi di più? Allora, The Sims Free Play, ovviamente il logo è aggiornato, quindi come vedete il gioco è ancora aggiornato. Sims Free Play mi dà il benvenuto, grazie, grazie mille. Allora, preparati a creare e controllare un'intera città piena di sim. Va bene, già lo conosciamo The Sims, direi abbondantemente, quindi sappiamo come funziona. Secondo me questo gioco è un po' più fedele a The Sims 3, non so il perché, ma secondo me la grafica è un po' più simile a quella. Vediamo un pochettino come funziona. Sì, mi ricorda già un po' di più Sims 3. Allora, ok, dovevo cliccare, dobbiamo creare un sim, perfetto. Oh mamma che brutta. Ok, non sono proprio la bellezza questi sim, hanno una grafica piuttosto pessima. Oh mamma, che grafica brutta, ok. Vabbè, però ci accontentiamo. Allora, come lo possiamo fare questo sim? Tocca perché è genere a caso, fanno uno più carino. Il pittore mi ha creato, vabbè dai. Ok, come nome è uscito Team Stradlin, ma direi che ci può anche stare. Dai, facciamo il nostro team. La canzone in sottofondo è The Sims 3, quindi ci avevo preso. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è. Cappelli. Wow. Ok, io veramente non so nulla di questo gioco, ma con la coppoletta in realtà lui è carino. Con la coppoletta mi piace. Ah, però insieme alla coppoletta ci sono i capelli. Ah, ok, va bene. Sono pure tutti questi tipi di capelli. Ok, la grafica devo dire che è piuttosto pessima in realtà rispetto a The Sims Mobile. Diciamo che la grafica non è un granché. Però, vabbè, non va malissimo. Devo dire la verità, abbiamo tutto questo crea un sim. Queste pettinature non mi sembrano proprio un granché, queste qua basiche. Ma magari potremmo crearlo così, è carino. Ma sì, è carino. Biondino, così, dai, ci sta secondo me. Barba. Vabbè, no, dai, mettiamone una semplice. Anche se mi sembra un po' differente il colore, vabbè, non va bene lo stesso. Maglie. Ok, abbiamo tutte queste cose. The Sims 3, ragazzi. Vabbè, ve l'ho detto, ok, ho capito. È molto simile a Sims 3. Gioco che in realtà mi manca molto. Vorrei riportarlo sul canale. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere Sims 3, perché ogni tanto ho questa voglia di tornare a The Sims 3 è incredibile. Quindi fatemi sapere. Ok, io ho messo questa giacchetta che è molto carina. Pantaloni, vabbè, penso vadano bene questi jeans. Adesso gliel'ho cambiati perché gliel'ho cambiati, erano bellissimi. Allora, vabbè, no, ok, va bene questo. Scarpe, vabbè, vanno bene queste. Completi, vabbè, no, direi di no. Ok, lui è il nostro team. Vabbè, sì, dai, lo chiamiamo team, va bene. Con team, sì, facciamo con team. Dai, mi ha deciso lui il nome perché adesso non sapevo come chiamarlo, ma team mi piace, dai, va bene. Ok, sposta la telecamera. In che senso? Ok, ah, va bene, dovevo semplicemente cliccare. Ruota la telecamera, vabbè, questo è il tutorial basico basico. Va bene, comunque, guardate. In realtà la grafica degli oggetti non è così male. Guardatela. Compro un gabinetto. Ok, devo comprare un gabinetto, va bene. Bagno e un gabinetto gratis, va bene, e lo piazziamo. Ok, il sistema di posizionamento è tipo Sims Mobile. Ok, mansione completata. Ora devo fare usare un gabinetto. Ok, usa il gabinetto. Oh mamma, quanto è diverso. Però, lo sapete che non mi dispiace?
Sembra un po' Sims 3, non lo so, mi manda un po' indietro nel tempo, mi piace. Allora, vediamo un po'. Mi sta usando il gabinetto, ovviamente questo è tutorialissimo. Ok, nuovo livello, casa sbloccata. Vabbè, ho sbloccato le cose basiche. I Sim hanno dei bisogni. Sì, questo è differente rispetto a Sims Mobile. Lavati le mani in un lavabo. Lavale. Ok, qui hanno i bisogni i nostri Sim, cosa che in The Sims Mobile non esiste. Inizialmente c'erano, ma poi li hanno rimossi subito dopo la beta. Ok, vabbè, adesso penso che faremo insieme tutto il tutorial. Allora, espandi una stanza, come si fa? Premo qui e vabbè, dai, come ho detto, Sims Mobile is here. Sì, è molto simile. Per il sistema di costruzione direi che va bene così. Ok, devo aggiungere anche il pavimento. Ok, va bene. Pavimento, che devo fare? Ok, aggiungi un pavimento. Mettiamo. Vabbè, no, mettiamo quello gratis. Cioè, proprio. Per il tutorial facciamo le cose gratis. Aggiungiamo carta da parati. Ok, siamo già a livello 3, mamma mia quanto siamo bravi ragazzi. Allora, compro una lampada, vabbè, adesso devo comprare un pochettino tutto quanto. Vabbè, io gioco spesso a The Sims, quindi vabbè, queste cose le so, però magari chi è nuovo queste cose non le conosce. Ok, compro una lampada, muovi un oggetto. Ok, quindi dovrei cliccarlo e muoverlo. Vabbè, lo muovo così. Ok, esamina gli abiti del tuo Sim nel guardaroba. E quindi sto ritornando nel Crown Sim. Vabbè, stiamo facendo questo tutorial. Ma. Ok, esaminati. Sì, bellissimi. Bellissimo. Ok, possiamo tornare. Conferma. Le musiche di Sims 3, però, bellissime. Allora. Ok, siamo al 44%. Compriamo un orto. Cosa un orto? Ci sono proprio i pezzettini di terreno. Ma che carino questa cosa. Va bene, dai, aggiungiamo. Compra un orto. Coltiva i peperoni. Ok, coltiva i peperoni. Sei un po' lento, ragazzo, eh. Comunque, devo dire che per quanto riguarda la casa, il resto mi piace. Il Sim, potevano farlo un po' più carino, però. Vabbè, va bene così. Qui posso alzare e abbassare. Posso fare foto? Ah. Ok, posso fare addirittura le istantanee, ragazzi. Bellissimo. Ok. Nel frattempo abbiamo finito i peperoni. Questo mi ricorda un po' Sims tipo Farmville. In realtà, ok. Mansione completa. Richiedi il tuo premio quotidiano alla cassetta delle lettere. Ok, i miei premi quotidiani. Vabbè, ovviamente poi ci sono le cose VIP, le cose da comprare che noi non compreremo mai. Ok, perfetto. Raccogli il reddito nella mappa cittadina. Ok, quindi dobbiamo andare adesso un po' in giro. Qui c'è un negozio. Ah, le cose di Moschino le hanno messe pure qui. Ok, le cose di Moschino le hanno messe pure qui. Andiamo in città, vediamo un po' com'è fatta. Oh, guardate. Nel frattempo, obiettivo sbloccato. Ok. Ragazzi, ma quanto è grande? Ma quanto è grande? Cioè, è Sims 3, ragazzi, è bellissimo. Ok. Devo cliccare qui. Ok, costruisci un posto di lavoro. Ok, posso costruirmi anche i vari lotti. Giustamente, mi pare giusto. Vabbè, facciamo subito. Dai, utilizziamo il bonus. Mando un sim a lavorare nella stazione antincendio. Ok, possiamo dare addirittura i lavori in questo gioco, ragazzi. Vabbè, è molto più completo, devo dire. Adesso poi cosa abbiamo? Dobbiamo aggiungere un sim in una residenza. Quindi aggiungiamo una residenza. Ok. E poi dovrei aggiungere un nuovo sim. Certo, lo devo creare io. Vabbè, lo creo casualmente, non mi interessa. Freddy Mitchell, va bene. Freddy Mitchell mi piace. Ok, ho aggiunto anche un nuovo sim. Ispira un sim con un tortino. In che senso? Devo cliccarlo tortino. Ho ispirato il mio sim con un tortino. Sembrano i cupcake quelli di Sims Mobile. Colloca un orologio dall'inventario. Ok, abbiamo l'inventario.
Collochiamo l'orologio. Ok, metto l'orologio su questa parete. Apri il cerca sim. Ok, siamo già a livello 5, ragazzi. Ma com'è possibile? Apri il cerca sim. Che cos'è? Ecco il cerca sim. Tocca il tatto di un sim per selezionarlo. Poi aggiungerlo e raccogli punti esperienza. Ok. Chiamo un sim. Ok, va bene, il diamante mi mostra il sim. Vabbè, lo so questo. Chiama un sim. Modifica selezione sim. Quindi devo cliccare su di lui e cambiare. Ah. No, aspettate, posso controllare pure gli altri sim. Ma che cos'è questa avanguardia? No, è incredibile, bellissimo. Posso controllare pure gli altri sim che non sono miei. No ragazzi, vabbè, mi piace moltissimo. Devo dire che sono soddisfatto e piacevolmente colpito da questo gioco, perché mi aspettavo molto di peggio. Ok. Costruisci il parco. Va bene, devo costruire solo un parco. Ok. Costruiamo il parco. Ok, questo mi richiede 3 minuti. Vabbè, utilizziamo i nostri cosilli qua. Questi cosi. Ok. Ora la tua città vale 30.000 simoleon. Ok. Va bene. Pane a casa. Per sbloccare i lobby della cucina. Ok, adesso dovremmo aver sbloccato il gioco completo. In teoria sì, dovremmo esserci. 2 mansioni complete. Ok, quindi adesso abbiamo le mansioni che possiamo completare. Devo dire che non mi dispiace per niente. Dov'è il mio sim nel frattempo? Allora, cerca sim. Chiamalo qui. Vuoi mandare al lavoro? Sì, mandiamolo al lavoro. Devi andare al lavoro. No, ragazzi, ma in che senso? No! No, ragazzi, ma in che senso? No! 9 ore. Ragazzi, 9 ore. Ma come 9 ore reali? No, vabbè. Ma seriamente, 9 ore reali? Ma io appena iniziato già mi fa aspettare 9 ore. Oh. Vabbè, comunque abbiamo sbloccato un sacco di cose qui nel negozio della casa, nuovi oggetti. Abbiamo un catalogo molto pieno. E allora, devo dire che secondo me l'idea di questo gioco non è male. Certo, preferirei giocare a Sims 3 perché ce l'ho. Mi posso anche comprare delle espansioni visto che non le ho tutte. In The Sims 3 preferirei giocare a quello, sicuramente. Però questo gioco non è malissimo. Pensavo peggio. Certo, queste 9 ore mi hanno un po' destabilizzato. Cioè, ragazzi, 9 ore adesso devo aspettare a quello. Tim, ma dove sei andato? Cioè, perché sei andato lì? Allora andiamo dall'altro sim, andiamo da Mitchell, Freddy Mitchell. Ma in che senso compì gli anni? Cioè, gli posso fare il compleanno adesso? Ah, ok, no, c'è la missione da dover fare. Infatti dicevo io, com'è possibile? Ok, mi ha fatto quella mossa. Frigorifero, bevi acqua, avanzi, cuciniamo qualcosa. No, non posso cucinare perché devo completare la missione. Ma in che senso? Vabbè, ok. Allora, vediamo un pochettino questa missione. Allora, completiamo questa. Guarda Chef Sim alla TV. Ma io non ho una TV. Ah no, ce l'ho, ok. Guarda Chef Sim, ok. Va bene, dai. Stiamo con Freddy Mitchell. Ma il mio team è rimasto lì, vabbè. Sì, però non devi starmi 2 ore a guardare la TV. Mamma mia, 3 minuti. Utilizza il cosillo. Ok, grazie. Compra una cucina. Ma ci sono, sta qui la cucina. In che senso compro una cucina? Ah, devo comprare il fornello. Ok. Fornelli. Dove dovrebbe essere? Cucina. Devo comprare un fornello. Fuoco a zolfo. Questo, ok. Va bene, usa la cucina per preparare delle uova. Vabbè, dai, oggi ci completiamo questa missione e poi terminiamo. Uova con pancetta. Certo, non mi devi perdere. Come 5 minuti?
5 minuti! Ma come fa ogni cosa a durare 5 minuti, 3 minuti? Ok, ho capito perché questo gioco non va bene per me. No ragazzi, ogni cosa 10 minuti, 5 minuti, non è possibile. Ma chi sta chiamando? Ma che succede? Ah, devo cliccare sulla nuvolina. Mangiati le uova con pancetta. Ho vinto un accessorio. Oh, ok. Prendi un piatto. Sì, però non 2 minuti. Ragazzi, 10 minuti per mangiare. Ma siamo seri? 10 minuti. Vabbè ragazzi, ero partito bene con questo gioco, ma lo abbandono subito. Non ha senso. Cioè 10 minuti per mangiare, ma dove sei visto? Cioè peggio di Sims 4, che già sono lenti a mangiare in Sims 4, adesso qua 10 minuti. Mamma mia. Cioè pazzi. Lava i piatti. Adesso basta che non mi metti 10 minuti. Ok, per lavare i piatti 2 secondi. Va bene, ok. In realtà capisco che è realistico. Lo posso pure capire, ma... ma nemmeno in realtà, cioè troppo lento, non è possibile. Va bene che un pranzo dura 10 minuti nella realtà, ma non in The Sims. Ok, devo comprare anche una libreria. Yuhuu, allora, soggiorno, libreria, eccola, la libreria, sì, vabbè, ok. Ok, deve cercare nella libreria il nostro ragazzotto. Ragazzi, 2 ore e 20. No, ragazzi, ma qui non ci siamo proprio. 2 ore e 20. Compro un tostapane. Ok, devo comprare un tostapane. Compriamo un tostapane. Cucina. Tostapane. Ok. Prepara un toast al formaggio. Non so perché adesso ci metterà 2 ore per cucinare un toast. Ah, 1 minuto. Ok, ha finito di cucinare dopo 1 minuto. Ho dovuto aspettare 1 minuto, ragazzi. Allora, va bene, devo cliccare sulla sua nuvoletta. Me l'ho dimenticato. Devo mangiarmi il toast. Quindi adesso ci impiegherà altri 100.000 anni. No ragazzi, altri 10 minuti. Ok ragazzi, lui si è messo a mangiare, rimarrà così per altri 8 minuti. L'altro sim è andato al lavoro e ci rimarrà lì per altre 9 ore. E quindi direi che per questo video può essere veramente tutto. Devo dire, il gioco era partito benissimo. Mi piaceva molto la modalità costruisci e anche la concezione della città proprio. Sembra un po' un Sim City unito a The Sims 3, non lo so, l'idea era carina. Il problema è proprio la gestione delle azioni. Non è proprio concepibile che un sim debba fare ogni cosa che fa dura 2 ore, 1 ora, 30 minuti, 10 minuti, 5 minuti. No ragazzi, non si può stare dietro un gioco così. Cioè veramente tu esci pazzo, non si può giocare. Infatti veramente lo lascio qui. Sono contento di averlo provato per capire un pochettino come funzionasse, perché non l'avevo mai provato in vita mia. Ma forse avevo fatto bene a non provarlo, perché è veramente un gioco ingiocabile in questa maniera. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate giù nei commenti, se lo trovate ingiocabile, se vi trovate bene e invece lo trovate carino. Fatemi sapere voi nei commenti e se magari avete dei consigli per migliorare o per... effettivamente giocarci con più piacere. Perfetto, quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare tanti commentini con i vostri pareri, a lasciare un like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione, mua, e buon Sims a tutti.